Che cosa porta questa mostra in città? Beh, porta qualcosa di inestimabile per quello che attiene la valorizzazione della città intera, perché è una mostra che si svolge nei luoghi simbolo di questa città e quindi in Piazza San Francesco davanti agli affreschi di Piero, in San Domenico davanti al Cristo del Cimabue, ma anche in questa bellissima fortezza Medicea, che è Medicea ma è ormai diventata la fortezza degli Aretini, nella quale le opere di scultura, in particolar modo le fusioni in bronzo, rappresentano un diciamo contrasto formale con la pietra, con i mattoni, con le fuciliere, con le cannoniere, assolutamente entusiasmante. Dietro le nostre spalle è un'installazione di 40 bronzi realizzati in epoche diverse, quasi una mostra nella mostra, ed è una vera e propria summa di questa riflessione che Palladino fa sullo spazio, sul tempo, sui numeri, che sono una delle sue grandi passioni. E come Piero della Francesca, che era pittore ma anche matematico, ma anche esperto di geometria e quindi qualcuno che costruiva il suo spazio a partire da una regola, anche Palladino ha una regola aurea, e la regola aurea è l'onnipresenza dell'uomo all'interno delle sue opere. Era un mondo dove l'uomo aveva un suo senso nello spazio. Questo credo che sia la necessità di oggi. Sembra che l'uomo abbia perso il suo senso nello spazio. Anche l'architettura tende a sovrapporsi ma non ad accogliere l'architettura, molta architettura contemporanea. L'architettura di quegli anni era un'architettura che teneva conto della presenza dell'uomo, proprio come presenza anche aurea, geometrica, all'interno di uno spazio geometrico.